di persone. Credo che sia opportuno non più fare tavoli dove non si decide nulla, ma un solo tavolo per decidere almeno qualcosa. Comunque io ringrazio logicamente gli intervenuti, perché è sempre un esforzo, è sempre una cosa molto complicata, cioè non è che le persone che hanno delle responsabilità vengono qui e possono dire quello che gli capita. Adesso iniziamo con le domande. Enza, prego. Allora, per Sbarrini. Sì. In merito, caro sindaco, in merito a quello che hai detto tu, che non si capisce perché le pratiche non arrivano, io mi azzardo una proposta. Tanto il 30 giugno ormai è superato. Allora, signori, ci sono i proprietari, gli amministratori di condominio. Noi quando abbiamo fatto il protocollo d'intesa con la protezione civile nel luglio 2009 c'era anche lo schema di convenzione. Allora, così si spara anche l'altro mito, si spara. A questo punto i cittadini e i proprietari che hanno dato incarico regolarizzano con la convenzione i tempi contrattuali. A questo punto il comune si inviteranno i cittadini, gli amministratori a comunicare al sindaco dell'Aquila in questo caso chi sono gli aggregati, quante abitazioni ci stanno, chi sono i progetti e il tempo in cui si presenteranno questi progetti. Quindi, io sto parlando della periferia. La periferia, parlo della... Parlo di Pettino io, no? Parlo della periferia. Parlo del... ti sto dicendo, è la massimo della partecipazione, perché i cittadini, così finiamo anche questa storia di accaparramento e non accaparramento, così vedete un po' anche chi c'è di accaparramento, signore. Questo è il mi sembra la vostra logica. Allora fate una cosa, dite al proprietario, agli amministratori del condominio, mi devi dire entro quanto tempo mi dai il progetto. L'impresa, quante abitazioni ci sono, principali, non principali, dentro i costi, e si saprà tutto nel giro di un mese, io credo. Succederà a settembre, concentrazione, ottobre, novembre, e così finisce anche il commissario e altre cose che dice certe cose insensate. Scusatemi, però ormai la misura è quella. Grazie, presidente Sanchez, mi sembra che abbia posto un problema vero, perché se noi alle imprese poniamo dei tempi, credo che anche i progettisti dovrebbero avere. Lo ringrazio perché è una mia, non un'idea, ma comunque è idea del comune, che se io do un incarico a una persona voglio sapere quali sono i tempi. Possono anche essere 2 anni, non c'è problema. Una 6 mesi. Adesso è il committente che si mette d'accordo. Credo che sia opportuno che se uno ha delle necessità impellenti, dice io dico 3 mesi vorrei un progetto. Forse un aggregato ci vuole forse un anno, io so le problematiche della progettazione, tanto più nei centri storici, quindi non dobbiamo, da parte mia è anche un invito agli ordini, non sono attaccati da nessuno, semplicemente vorremmo sapere i tempi per questo per i progetti, quindi credo, come mi sembra opportuno che... Anche le difficoltà che si incontrano... Sì, sì, no. Sono d'accordo, ma infatti siamo... Credo, infatti, questi sono momenti di incontro importanti che ci danno anche chiarezza sulle difficoltà, perché non possiamo sempre scaricare su altri la cosa. Adesso, scusate, sarò brevissimo ed epigrammatico. Nelle parole del sindaco, purtroppo, visto che il mio stato confusionale coincide con quello suo, e questo è un indice, è una figura retorica, ma l'ho sentita in questo modo, e voglio ragionare per paradossi. Colui che ha riplasmato la città con i interramenti è uno spirito maligno di metà Settecento e si chiama Piranesi, e andate su YouTube, digitate Giambattista Piranesi e vedrete le sue 16 tavole carcere d'invenzione, poi girate per la città e vedete che ha prefigurato tutto. Prima domanda, signor sindaco: tutti questi puntellamenti che hanno messo in sicurezza la città, quando consentiranno ai cittadini di accedere alla città? Io voglio sapere
siccome ho la casa a Piazza San Domenico, voglio sapere quando è che posso, Piazza San Domenico è libero ovviamente, voglio sapere quando io come a Milano posso riandare al centro storico e voglio sapere perché ci sono questi ritardi una volta che i puntellamenti sono stati fatti. La città, faccio questo ragionamento, la città come la vedo io è la città groviera, la città Arlecchino, la città Putpurri. E sono tre domande. La città groviera, il sindaco mi deve dire quanti sono gli edifici da abbattere, quanti vuoti avremo e cosa succederà. La città Arlecchino è una cosa semplicissima, il sindaco mi deve dire perché ad Aquila mi sembra non c'è un chiaro colore per la città. Andare in giro di... Se... Scusate.